terremoto, ma soprattutto la ripartenza. Bentornati a Sestante, rotta su Mantova e il suo territorio. Oggi vedremo insieme le profonde ferite che il sisma ha lasciato su Moglia e Poggiorusco, due dei comuni più colpiti della nostra provincia. Sindaco, abbiamo parlato di ripartenza. A che punto sono i lavori qui? Sì, sono ripartite le messe in sicurezza, alcune stanno per essere ultimate, quella del municipio qua di fianco, quella della chiesa sta per partire all'ultima parte del lavoro che ha ritardato perché è stata necessaria una variante in conseguenza della condizione che è stata riscontrata dopo lo smontaggio della parte alta. E poi stanno partendo tutti i cantieri della zona rossa, una alla volta. Ne abbiamo uno molto importante e anche critico che è in corso di svolgimento e di lì ne seguiranno altri. Le attività commerciali, ecco, gli esercenti, i proprietari stanno sistemando i loro negozi per riaprire quanto prima. Quando avremo ultimato i lavori del municipio saremo in grado almeno questo primo tratto di riaprirlo, per cui di dare un po' di ossigeno. È chiaro che i cantieri si susseguiranno ancora per un bel po' di tempo, perché via 20 settembre, specialmente l'ultimo tratto, presenta gravi problemi, e poi stanno andando avanti anche le altre vie, via Ardigò e via Garibaldi. I cantieri naturalmente devono essere coordinati e organizzati con procedure e tempi, però insomma, procediamo. Se dovesse fare un bilancio di questi 5 mesi, da quelle forti scosse di terremoto, che bilancio sarebbe? Ma io devo dire che sono un ottimista di natura, per cui dico che tutto sommato la situazione va verso il positivo per quanto riguarda questo discorso centro, eccetera. Perché? Perché ci dobbiamo confrontare con la realtà delle cose. Moglia ha avuto dei danni veramente importanti, del tutto equiparabili alle situazioni emiliane, e naturalmente quando ci sono danni di questo tipo, tanti edifici del centro storico lesionati in modo importante, con tutte anche le compromissioni che un fabbricato dà all'altro, beh, è evidente che questo porta a quale necessità, quello di risorse importanti e di tempi che naturalmente si allungano. Parlando con la gente, sentiamo che in tanti si chiedono come mai gli edifici non vengono abbattuti. Sì. Beh, intanto è ovvio che bisogna distinguere gli edifici vincolati da quelli non vincolati. Laddove abbiamo un edificio vincolato, soprintendenza, il che accade o se è un edificio che ha già un suo specifico interesse culturale oppure perché ha più di 70 anni, è evidente che per poter provvedere ad una demolizione occorre avere il parere positivo della soprintendenza. Nel caso di municipio e chiesa non si è arrivati a prospettare questa ipotesi perché appunto era ben chiaro l'orientamento in prima battuta negativo. Poi sul municipio in particolare, ma anche sulla chiesa, cosa di cui ho parlato con il vice commissario Maccari qualche giorno fa a Mirandola, occorrerà comunque, dopo questa messa in sicurezza, riaprire il capitolo per fare una seria riflessione su entrambi gli edifici, anche in considerazione del tema fondamentale risorse per il ripristino. Come amministrazione, che cosa vi aspettate adesso dal governo? Dal governo ci aspettiamo dei tempi rapidi per quanto riguarda scuole e civile abitazione produttivo, perché sul patrimonio pubblico in qualche modo insomma stiamo un po' con risposte di vario tipo, insomma stiamo provvedendo sull'altro patrimonio pubblico. Sulle scuole invece vogliamo una risposta immediata, anche perché così ci è stato detto da sempre. Ho avuto modo di parlare con il ministro Profumo all'Assemblea Nazionale dell'ANCI, mi ha garantito che le risorse ci sono e quindi ci aspettiamo che ci sia effettivamente il poi trasferimento di queste risorse ai comuni che ne hanno la necessità per la ristrutturazione degli edifici scolastici.
Per quanto riguarda poi le civili abitazioni e il produttivo, è passato al Consiglio dei Ministri il protocollo d'intesa fra le tre regioni per quanto riguarda il discorso di cui l'articolo 3 bis della spending review, quindi cassa depositi e prestiti, sistema creditizio, e quindi chiediamo che su questa cosa ci sia un'accelerazione. Era forse la prima misura da mettere in campo per dare aria al sistema, e quindi chiediamo che vengano ultimate le procedure per metterlo realmente in opera al più presto possibile, per poter dare alle famiglie e alle aziende le risposte in termini concreti. E poi naturalmente a Regione Lombardia chiediamo di iniziare a scrivere le regole per le ristrutturazioni, per i recuperi, regole precise, perché almeno le famiglie possono direzionarsi verso una scelta o verso un'altra. L'ho chiesto agli abitanti di Moglia, lo chiedo anche a lei, Sindaco, che cosa vede nel futuro di Moglia? Torno a dire che sono positiva, quindi io vedo che ci vuole del tempo, ci vuole della pazienza, perché in queste situazioni la fretta purtroppo non è né buona consigliera da un lato, ed è peraltro un elemento che non è buono in generale, perché sappiamo che non si possono avere risposte veloci, proprio perché siamo legati al tema risorse e al tema in generale vincoli regionali, nazionali, che non possiamo noi comuni eliminare senza che non ci sia una delega, come forse ci sarà da parte delle regioni. Quindi questa è una premessa fondamentale. Detto questo, io vedo un futuro comunque positivo, ma nel tempo, perché alle strutture pubbliche si metterà mano. Credo che anche in una sorta di partnership pubblico-privato si riuscirà a dare risposte, gli stessi comuni metteranno in campo tutte quelle che sono le risorse a loro disposizione, e da questo punto di vista approfitto per insistere sul discorso patto di stabilità, anche perché ad esempio ci è stato detto dal governo nel decreto 174 che non saranno applicate le sanzioni per il patto, sforamento patto 2011, ma noi a questo punto lo chiediamo già anche per il patto 2012. Questa è un'esigenza, perché oltre alle spese del terremoto anche sulle altre parti del bilancio, insomma, c'è una netta sofferenza, visto che le entrate sono ridotte. E adesso, amici, vi presento un signore, Antonio Panzani, che ci ha gentilmente accompagnati lungo le strade di Moglia, ed è a lui che chiedo come state ripartendo. Appena che ci liberano il centro, come avete visto anche voi, i commercianti sono pronti piano piano a entrare, solo che finché la chiesa non viene messa in sicurezza, I commercianti non possono entrare nei loro negozi. Sono lì dove avete visto nei container o spazi per il paese, non nei loro negozi naturali. Questa piazza dove ci troviamo ora è un po' il simbolo della ripresa dopo il terremoto, perché voi vi trovavate qui quest'estate, giusto? È successo il terremoto, abbiamo cominciato dai giovani di 15 anni alle persone anziane 70 anni, 80, chi poteva venire la sera, ci trovavamo in fondo lì dove c'era un bar e un tendone dove si facevano delle feste, tipo anche culinarie, quella roba lì, e si passava le serate in questo modo. So che voi come comunità siete molto attivi e non vi siete mai arresi, anche attraverso il volontariato. Questo è stato fatto con conseguenza sempre lì sotto lì, facendo sempre delle feste a destra e a sinistra, ricevendo anche molti ricavi da delle associazioni dei paesi mantovani e altri, e cerchiamo di tirare avanti, aspettando che qualcuno a livello alto dia più aiuti di quello che ci è stato promesso, insomma. Lei che da sempre vive qui, che cosa vede adesso nel futuro di Moglia? Il futuro è molto triste, perché vedendo tutta la gente così, io ho visto i miei compaesani che subito sono andati sottoterra, adesso piano piano si stanno riprendendo, vedendo il lavoro che la gente incomincia a fare. C'è da sperare chi si arrangi in un modo, chi si arrangi in un altro, tipo quello casotto lì che vedete in legno, dentro lì ci ha messo una pizzeria che fa le pizze alla sera fino a mezzanotte per i ragazzi che vanno a mangiare nel tendone. Che cos'è che vi preoccupa di più adesso? Che qualcuno mantenga le promesse che ci hanno fatto e che
sempre parlando della chiesa, questa benedetta chiesa qua la sistemino definitivamente una volta per tutte, che penso che sia l'unica chiesa dalla provincia di Mantova con i paesi che ho avuto dei danni che non è ancora stata toccata a livello di liberare la strada principale, quella lì dei portici. La paura di tornare nelle tende è ancora dentro di voi? Io personalmente, per fortuna mia, non ci sono mai stato. Ho parlato con gente che c'è andata, oltre che le tende, anche nei container, non è che si stia un gran bene, ecco. Arriva il freddo, arriva l'inverno, la paura c'è? La paura c'è sempre, perché solo sentire una piccolissima scossa, una roba e l'altra, bisogna vedere dopo la gente come la prende, però bisogna sempre tirare avanti, perché purtroppo da zona che non c'era mai niente siamo passati a una sismicità paurosa. Il ricordo purtroppo di quei boati è ancora vivo. Esatto, chi ha preso delle botte, chi ha preso cosa, ma più che altro è stata la paura interna che secondo me ha colpito per mesi e mesi la gente, che ancora ci sono delle persone che ne risentono. Parlando con loro e chi soprattutto ha perso la casa o ha perso gli appartamenti, tipo i nostri 6 o 7 condomini che abbiamo, che sono tutti disabitati per circa 900.000 persone che ci abitano, perlomeno ancora nessuno è andato dentro in un condominio. Facciamo una pausa, vi aspetto qui con Sestante. In che modo Confcommercio Mantova ha sostenuto e sostiene le popolazioni colpite dal terremoto? La nostra associazione è stata la prima assolutamente a mettersi a disposizione della zona terremotata, con una presenza continua di tutti i giorni per un certo periodo di tempo abbastanza lungo, poi con la presenza in tutta la zona di un camper con i nostri impiegati, che ha raccolto naturalmente tutte le richieste di aiuto e di esigenze che aveva il territorio. Siamo stati i primi a compilare le schede dei danni, i primi a verificare tra la zona rossa e le altre un po' meno disastrate quali erano le necessità impellenti, e poi ci siamo anche adoperati per raccogliere fondi necessari poi per la ripresa. A tutt'oggi stiamo ancora lavorando fortemente per la zona, perché il coordinamento tra gli aiuti dello Stato, della Regione, degli enti locali, ma soprattutto anche dei privati, coordinamento che devo dire è stato anche fatto dignitosamente, anche con grande impegno, dal vice commissario incaricato della Lombardia Carlo Maccari, e che ha portato naturalmente a tutta una serie di provvedimenti, che sono stati il bando che la Regione Lombardia ha fatto per la zona, sono stati i primi contributi di Camera di Commercio insieme a Regione Lombardia e Union Camere naturalmente, in cifre consistenti, 4 milioni di euro. Per cui credo che un aiuto come questo, un impegno come questo, che ancora comporta anche la presenza del nostro personale vicino ai più disastrati, perché ci sono ancora delle zone rosse che hanno ancora dei problemi notevoli. Credo che questo sia stato un grande contributo importante che ha dato la nostra associazione. Nello specifico, i bandi che cosa prevedono? Dunque, intanto, proprio per far fronte alle emergenze, soprattutto la Regione Lombardia con Union Camere e la Camera di Commercio di Mantova in primis, ha stanziato 11 milioni di euro proprio per questo bando specifico per la ripresa praticamente. Non ha previsto, come auspicavamo, un intervento sul lucro cessante, perché abbiamo delle cifre grosse, perché i 400 commercianti o del terziario che sono stati toccati dal terremoto, abbiamo calcolato un danno grosso modo sui 20 milioni di euro, ma manca anche per il bando il lucro cessante, che lì da quantificare diventa un po' difficile, ma è particolarmente importante. Anche Camera di Commercio di Mantova, nell'ambito dell'intervento come sistema camerale, ha messo 2 milioni di euro, perciò sono soldi delle imprese naturalmente,
sono venute dalle nostre imprese, oltre alle altre della Union Camere regionale, credo che sia stato anche questo un buon puntello. Stiamo però insistendo ancora, almeno col governo, perché vengano messe a disposizione altre cifre, non solo per la ripresa, ma anche per le altre questioni che abbiamo detto, ma non solo. Ci stiamo anche impegnando fortemente, lo abbiamo già chiesto in tutti i modi, col governo, perché tutto il problema fiscale e tributario venga rinviato al prossimo anno, perché se almeno andare fino a maggio-giugno del prossimo anno, perché se questi che hanno subito dei danni devono anche ricorrere al credito, ricorrere alle banche per utilizzare i loro soldi e per pagare le tasse, anche questo sono provvedimenti che noi continuiamo a contrastare e chiedere deroghe. Alessia, tu sei un bellissimo esempio di ripartenza. Voi avevate un'attività commerciale, un negozio di fiori qui a Moglia. Per colpa del terremoto vi siete dovuti trasferire, ma quella che era una grande, grandissima sfortuna è diventata invece una fortuna. Perché? Allora, in effetti il terremoto è stato ovviamente un grande trauma e ci ha costretto a uscire dal nostro storico negozio in cui eravamo da 20 anni. E inizialmente devo dire che non sapevamo bene cosa sarebbe successo nel nostro futuro. L'unica cosa che sapevamo e che abbiamo sentito come istinto era quella che non potevamo assolutamente fermarci e dovevamo rialzarci il più presto possibile. E quindi già dal primo giorno, tra le scosse, abbiamo continuato comunque senza pensare a quello che già era stato programmato, matrimoni. Noi considerate che il 29 maggio è piena stagione per noi, quindi matrimoni, eventi. E siccome grazie al cielo erano al di fuori di questa zona, tutto è potuto continuare, raccogliendo un attimo la nostra lucidità e sicuramente anche l'aiuto dei nostri collaboratori, dei nostri tre dipendenti, Jimmy, Sabina e Elisa, che ringrazio tantissimo perché hanno fatto corpo insieme a noi e ci hanno aiutato e si sono attivati per appunto mandare avanti tutto questo nonostante le ginocchia che tremavano, la paura delle scosse dentro e fuori dal magazzino, insomma una vera corsa ad ostacoli. Per così la speranza di poter ricominciare ad avere una vita normale quasi da subito. Poi dovevamo capire appunto cosa fare della nostra attività del negozio, perché la nostra attività è divisa in due parti. Una parte io mi occupo quasi solo esclusivamente degli eventi, mentre mia sorella Lorena con una commessa si occupa del negozio che appunto è stato reso inagibile già dal 29. E quindi abbiamo pensato a varie soluzioni che hanno ovviamente comportato la richiesta di preventivi, quindi avevamo pensato ad un chiosco di fiori bello, carino, tipo quelli francesi, poi abbiamo pensato ad una casetta di legno. Diciamo che comunque le difficoltà oggettive di costruzione e di impianto e di preventivo erano veramente giganti che ci hanno praticamente costretto ad abbandonarle. Alla fine avete scelto una casa. Sì, alla fine abbiamo detto bene, questa è una strada che non possiamo percorrere, cosa possiamo fare? Abbiamo cercato uno spazio commerciale che a Moglia purtroppo non c'era, perché non c'è più quasi niente di agibile, tutti i capannoni e i negozi devono essere ristrutturati e la ristrutturazione quindi avrà tempi lunghissimi e che non sono i tempi commerciali, perché voi sapete che il mercato è abbastanza spietato, quindi volevamo ritornare sul mercato il più velocemente possibile e grazie ad un'intuizione di mia sorella e di un amico che aveva questa bifamiliare vuota, abbiamo cominciato a pensare che poteva essere una soluzione ideale, prima per gli spazi, secondo perché era in una bella situazione, una bella posizione. Naturalmente avevamo tante perplessità, perché essendo una casa privata è sicuramente in una zona residenziale, per cui ci siamo chieste, l'unica perplessità per noi era se aveva un senso commerciale, quindi se i clienti ci avessero seguito o no. E abbiamo accettato il rischio
e alla fine abbiamo avuto un risultato positivo perché i clienti sono contentissimi, la cosa è riuscita molto bene, siamo contenti e quindi stiamo riprendendo la vita di prima. Qualche perplessità anche perché ovviamente una casa, ad esempio, non ha una vetrina. Esatto, non ha una vetrina e soprattutto non è in una zona commerciale dove abitualmente le persone si aspettano di trovare attività commerciali, quindi chi ci cerca, chi ci conosce deve per forza cercarci, quindi deve un po' attivare il navigatore o comunque le informazioni. E quindi è un aspetto completamente diverso da un normale centro commerciale. Se pensate la comodità di un parcheggio, di una zona dove ci sono altri negozi, è naturalmente la cosa che il cliente più chiede. E quindi non sapevamo appunto se questo sarebbe successo. Devo dire che forse i nostri 20 anni sul mercato e anche il nostro modo di gestire questa attività, che non è molto commerciale perché abbiamo stretto rapporti decisamente quasi di amicizia con i nostri clienti storici, probabilmente ha dato un risultato. Poi devo dire che anche tutti i nostri amici e clienti sono stati veramente molto carini e molto solidali. Diciamo che non si sono preoccupati affatto di questo piccolo disagio, ma ci sono venuti incontro proprio per, non so se per solidarietà o anche per affetto o per poterci o per proprio comprare i nostri fiori. In che modo le istituzioni vi hanno aiutato? In un modo meraviglioso. Prima di tutto faccio un piccolo pregresso. E il giorno del 29 maggio, a parte essere fuori dall'attività commerciale, la popolazione è stata invitata a non rientrare a casa perché queste tre scosse così forti e altre di assestamento creavano un po' di problemi. La protezione civile ci ha obbligato a non rientrare a casa, quindi è stato montato un campo in brevissimo tempo grazie ai volontari di tutta Italia che si sono precipitati da noi, e devo dire che lì è stato il momento in cui mi sono resa conto che eravamo veramente in un momento drammatico e che noi eravamo i protagonisti, nel senso le vittime. E in quel campo, che è stata veramente un'esperienza che ricorderò penso per tutta la vita ovviamente, avevamo completamente un buio nella mente, non sapevamo esattamente dove andare, non solo cioè proprio fisicamente ma anche nel nostro futuro. A un certo punto abbiamo visto comparire il camper, un camper che era un ufficio viaggiante dell'Unione del Commercio di Mantova, con il direttore, la segretaria, dal Dosso, la Patrizia e tutte persone che noi conosciamo da tempo perché siamo comunque affiliati a loro da molto tempo. E mi sono sembrati gli angeli venuti dal nulla, prima di tutto perché hanno avuto il coraggio di venire tra di noi quando ancora la terra non era sistemata, quindi ancora le scosse si sentivano. E secondariamente perché ci hanno comunque dato una pacca sulla spalla e ci hanno detto non preoccupatevi che vi aiuteremo, anche perché in realtà noi avevamo 1000 domande e non so neanche se loro avessero avuto le risposte, ma non importa. Io li ringrazio per esserci venuti incontro e non averci lasciato da soli tutti quanti in questa nebulosa di domande che ci stavamo ponendo, e di averci comunque dato una speranza. E da quel momento non ci hanno più lasciato, quindi ci hanno aiutato a fare praticamente da portavoce sulle nostre richieste alle istituzioni competenti, quindi ci hanno fatto da interfaccia, ci hanno aiutato nelle cose pratiche, perché non dimentichiamo che comunque anche nei mesi successivi la lucidità non è che era molto, non è che noi potevamo fare molto conto sulla nostra capacità e la nostra lucidità anche di porre una semplice domanda, per cui loro hanno pensato veramente a tutto e ancora oggi ci stanno aiutando tanto, quindi per noi sono proprio un punto di riferimento. Alessia, voi siete già ripartiti, continuate così? Grazie, speriamo che tutto si sistemi per il meglio, che anche tutti gli altri possano avere un po' di spinta, un po' di fiducia nel futuro, perché comunque noi l'abbiamo avuta e stiamo per essere ripagate, quindi una possibilità c'è sempre, basta avere fiducia. Poi non voglio essere troppo romantica perché capisco che le difficoltà sono tantissime, noi ne abbiamo incrociate tante e ci è sembrata una vera corsa agli ostacoli, però insomma diciamo che cioè, un po' siamo molto contente, un po' molto contente.
Da Moglia a Poggio Rusco, sindaco, questo era il suo vecchio ufficio. Sì. La situazione qui è ancora molto molto difficile. Da dove si riparte? Ma dove si riparte? Intanto ripartiamo come strutture pubbliche dalle scuole, perché le scuole sono prioritarie su tutto. Il mondo scolastico, insomma, è stato anche lì colpito. Noi, le nostre scuole elementari sono state rese inagibili dal terremoto e siamo ripartiti ricostruendo. Ricostruendo 8 nuove aule, e da lì poi, finito questo, partiremo con il progetto per la realizzazione completamente della scuola elementare. Quindi questa è la partenza per quanto riguarda la ricostruzione. Per quanto riguarda invece gli altri edifici pubblici, tipo questo, l'edificio delle scuole elementari vecchie, la chiesa parrocchiale, lì sono messi in sicurezza. Questo è un fatto certo, che sono in sicurezza, le opere di messa in sicurezza sono finite, ma fino a quando dovremo tenerli così questi edifici non lo sappiamo. Poi ci sono le imprese, i privati, le imprese che dovranno anche loro impegnarsi molto per la messa in sicurezza sismica dei loro edifici, e quindi diciamo che la nostra comunità dovrà impegnarsi molto per il futuro, per i prossimi anni, e dovrà anche spendere, perché purtroppo il terremoto ha creato molti danni. E volevo accennare qualcosa anche nell'ambito agricolo. Noi abbiamo molte corti agricole che sono, diciamo, in zona E1 chiamate, in zona ambientale protetta. Molti edifici sono stati resi inagibili e quindi non sono più suscettibili ad essere ricostruiti, e pertanto o dovranno essere abbattuti o comunque queste aziende dovranno pur prendere qualche decisione. Ma ricostruire così come era prima è un dispendio esagerato, perché ormai le famiglie patriarcali di una volta, le 20-30 persone, non ci sono più, e pertanto occorre che lo Stato e la Regione in particolare prenda dei provvedimenti, agisca immediatamente a favore di queste aziende, perché altrimenti non riusciranno più a realizzare un'abitazione per loro. Vivono al momento nei capannoni, insomma, in qualche maniera, almeno un paio di famiglie poggesi, ma so anche che nei vicini come Schivenoia e altri paesi qua attorno ci sono le stesse problematiche. Quali sono, sindaco, gli aiuti che state aspettando? Gli aiuti che stiamo aspettando adesso, va bene, sono arrivati quelli per i primi 2 mesi per l'autonoma sistemazione, che sarebbero le famose 100 euro a persona, appunto fino a un massimo di 600 euro per famiglia, e stiamo aspettando, insomma, quelli per la ricostruzione, insomma, sia la ricostruzione pubblica ma anche l'aiuto ai privati e alle aziende, insomma, ecco. Aspettiamo, fiduciosi. Vi lascio, ma solo per qualche minuto, a tra poco con Sestante. Attualmente il municipio è ospitato dall'ex sede del centro Enel. So che voi avete finito adesso di ristrutturare anche questo primo piano. Sì, subito dopo le scosse del 20 maggio già la parte centrale del municipio era totalmente inagibile, e poi con la scossa del 29 tutto il municipio, il vecchio palazzo gonzaghesco, è stato reso inagibile. Quindi da un giorno all'altro ci siamo dovuti riorganizzare. Per fortuna 4 anni fa avevamo acquistato il centro ex Enel con magazzini e palazzini uffici, avevamo ristrutturato solo il piano terra per lo sportello ai cittadini e alle imprese, ma subito ci siamo messi in opera per la ristrutturazione del primo piano, dove in anteprima vedete queste immagini delle nuove sale, dove troveranno posto l'ufficio tecnico del comune, la ragioneria, l'ufficio tributi, andando a ricreare quei minimi spazi funzionali per una macchina amministrativa che comunque non si è mai fermata. Subito nelle ore dopo il sisma abbiamo garantito un servizio H24 per tutte le emergenze di protezione civile, di assistenza alla popolazione. Poi abbiamo raccolto e fatto tantissimi sopralluoghi, più di 600 sopralluoghi fatti solo dai nostri tecnici comunali, oltre ai vigili del fuoco e alla protezione civile. Abbiamo raccolto tutti i dati delle famose schede RASDA sui danni, e adesso stiamo cercando di dare tutto il supporto possibile alle famiglie e alle imprese per riprendere l'attività normale. Qui
il progetto verrà completato il prossimo anno con la ristrutturazione anche della palazzina a un piano, a piano terra, che è dall'altra parte del centro ex Enel, dove troveranno spazio anche la polizia locale, l'ufficio ragioneria al completo, l'Informa Giovani, andando quindi a chiudere la fase anche in container che abbiamo dovuto utilizzare anche noi per alcuni dei nostri uffici. Quindi la macchina amministrativa di Poggio dal prossimo anno ripartirà al completo, ma già con questo primo intervento saremo ancora più vicini ai nostri cittadini. Sul fronte del commercio, a differenza di Moglia, qui a Poggio Rusco le attività hanno riaperto quasi subito. Qual è la situazione adesso? Diciamo che la nostra, diciamo, posizione di confine con l'Emilia e quindi anche la nostra contaminazione emiliana dei portici del centro storico ha fatto sì che fin dopo l'emergenza del terremoto i nostri negozi abbiano continuato la loro attività senza grandissimi problemi. Il fatto di aver riaperto la viabilità al centro storico entro i due mesi dalle scosse, quindi a fine luglio, ha dato l'opportunità a noi del comune insieme all'associazione commercianti di organizzare due grandi notti bianche che hanno segnato la riapertura del centro storico al commercio e hanno segnato il fatto di comunicare a tutta la zona che il centro storico naturale di Poggio Rusco continuava a vivere e ad esserci. A queste manifestazioni abbiamo invitato anche i nostri amici di Mirandola, che con le loro bancarelle sono venute a riproporre anche i loro prodotti, e quindi in questo scambio di solidarietà abbiamo segnato il fatto che la nostra terra continuava a essere viva, che si poteva continuare ancora a fare spesa da noi. In questo cammino, anche in queste settimane, stiamo vicini ai commercianti anche nel seguire quelle che sono le poche opportunità di sostegno che sono state messe a disposizione, come il bando della Camera di Commercio di Regione Lombardia. Vogliamo cercare con le unghie di tenerci aggrappati a quel sistema economico fatto di piccoli negozi e di dettaglianti che rende vive anche le nostre società. Un esempio concreto di ripartenza è quello di un'azienda che si è trasferita da Medolla a Poggio Rusco, creando un centinaio di posti di lavoro. Sì, io sono responsabile dello stabilimento di Poggio Rusco, della società multinazionale Gambro. Noi avevamo le nostre attività nel sito di Medolla, producevamo nel sito di Medolla macchine per dialisi extracorporea, e producevamo anche linee sangue. Dopo il terremoto del 20 e poi del 29 di maggio, gli stabili del sito di Medolla non sono stati più utilizzabili, per cui ci siamo attivati per ricercare delle possibili locazioni, siti alternativi dove ripartire con la produzione. Il 27 di luglio abbiamo finalizzato il contratto per lo stabile sito in Poggio Rusco, dove siamo partiti, abbiamo trasferito le macchine dal sito di Medolla e nel corso di due mesi siamo riusciti, validando tutti i processi produttivi, a riattivare la produzione delle linee sangue. Direi che è stato uno sforzo importante fatto dal personale, ma soprattutto abbiamo dato la possibilità di lavoro a 100 persone che sono oggi impiegate appunto nel sito di Poggio Rusco. La Gambro ha delocalizzato l'attività per quanto riguarda la produzione dei monitor nello stabilimento di Crevalcore e per quanto riguarda la ricerca e sviluppo a Modena, per cui siamo sostanzialmente oggi in tre siti diversi, in tre paesi diversi, ma abbiamo avuto così la possibilità di far ripartire in pieno la nostra attività industriale. Poggio Rusco, un comune strano dove quasi tutti gli edifici sono rimasti in piedi, ma al loro interno nascondono crepe profondissime. Come avete deciso di ricominciare, di ripartire? Abbiamo deciso anche perché non c'era scelta. Cioè, a una certa età ormai in fabbrica posto non ce n'è. Questo è il mio lavoro da 18 anni e sono già 18 anni che appunto faccio la fotografa in un altro stabile. Il terremoto ha spezzato delle realtà e delle certezze. A un certo punto ci siamo guardati in faccia mio fratello e abbiamo detto: o smettiamo o ricominciamo da capo per la seconda volta. La forza è stata quella, la forza e l'incoscienza è stata quella di ricominciare in un momento dove la crisi è grossa e dove speri che lo Stato in qualche modo ti venga incontro, perché hai dovuto anticipare dei soldi che non c'erano. Quindi speriamo di aver fatto la scelta giusta. Questo terremoto qui è stato devastante sotto tutti gli effetti, soprattutto psicologici. Appunto, come dici tu, poi il paese di Poggio Rusco è rimasto in piedi,
è rimasto in piedi esternamente, internamente è devastato. Io penso che le persone di Poggio siano così, cioè esternamente le vedi in piedi, internamente hanno subito dei traumi non piccoli. Voi siete stati costretti a cambiare location e quindi a cambiare anche clientela. Sì, cambiare clientela, cambi posto da 18 anni a vivere la tua clientela in una parte di Poggio tranquilla, dove passava la persona anziana, dove si fermavano a guardare le fotografie. E ora quelle persone lì ovviamente difficilmente ti attraversano la strada, la statale. Dopo però sulla statale hai un passaggio che là non c'era, quindi la persona che butta l'occhio, il cliente che si ferma perché ci sono passato, ho visto qualcosa di particolare, però per fare questo hai dovuto investire dei soldi ovviamente per fare in modo che il cliente ti butta l'occhio ovviamente. Cambi comunque totalmente anche il tuo modo di essere, perché là eri abituato al silenzio, qui quando passa un camion che si muove un attimino, credimi, i primi tempi si correva fuori, nonostante sia antisismico, cambia tutto, ti ha cambiato tutto. Qui direi nel bene, ti dico la verità, però nel bene, sotto l'aspetto ottico, diciamo, però come ti dicevo, ripartire non è stato facile, una buona dose di incoscienza. Si va avanti cercando di concentrarsi sul futuro, ma dimenticare è impossibile. No, dimenticare penso che nessuno riesca a dimenticare. Cerchi di guardare il futuro con la speranza di avere un futuro, perché il 16 dicembre, come tu sai, a noi terremotati è stato dato una proroga di 6 mesi per pagare le tasse, i contributi, tutto quello che è rimasto indietro. Io a volte mi chiedo se siamo veramente, se il nostro terremoto è figlio di un dio minore, come diceva il film. In Friuli hanno chiesto nel 76, una regione che era depressa, perché era una zona depressa, ha chiesto di diventare regione autonoma, non ha chiesto niente a nessuno, e ora il Friuli è una regione bellissima, fiorente su tutti gli aspetti. L'Aquila nel 2009 gli sono stati concessi il 60% degli sconti e quello che devono pagare hanno 10 anni di tempo. Qui la Lombardia e l'Emilia, che sono, forse hanno il peccato di essere le regioni più ricche d'Italia, gli sono stati concessi 6 mesi e adesso il 16 dicembre, secondo me, quello che non ha fatto il terremoto lo fa il governo. Vi sentite abbandonati? Molto, molto, ma abbandonati e poi trattati con un guanto diverso, diciamo. Il terremoto è uguale per tutti, il terremoto è onesto, non guarda in faccia nessuno, almeno lui è onesto, credimi. E adesso è il momento della nostra rubrica, ormai la conoscete, Se Stante fa rotta su. Enoteca Osteria Dogana, la fusione perfetta tra tradizione e modernità. Da oltre 30 anni l'Osteria Dogana è un punto di riferimento per i mogliesi, ma non solo. La qualità delle materie prime, la passione e la cordialità dei proprietari sono i punti di forza del locale. La Dogana offre inoltre un'enoteca ampia e rifornita. Via De Amicis 102, Moglia, telefono 0376 598054. Gelateria Chantilly. Chantilly vi apre le porte ad un mondo di dolcezze e di gusti sopraffini per deliziarvi ogni giorno con gelato, cioccolatini, torte, mini monodelizie, confetture, mostarde e tante idee, oltre ad una selezione di vini e birre artigianali da abbinare ad ogni prodotto per una pausa alternativa o un'esclusiva proposta regalo. Via dell'Artigianato 22, Moglia, telefono 0376 565044. La Locanda del Caracciolo. Alla Locanda del Caracciolo si riscopre il piacere di stare a tavola. I piatti della tradizione e gli antichi sapori vengono rivisitati e arricchiti creando proposte culinarie sempre nuove. Primi piatti di pasta fresca, carni grigliate, pesce di mare e dolci fatti in casa vi conquisteranno. L'ambiente accogliente è adatto per pranzi, cene e banchetti. Via Marconi 232, Dragoncello di Poggio Rusco, telefono 0386 733959. Trattoria Pizzeria Le Valli, una cucina semplice e genuina, un ambiente caldo e familiare che vi farà sentire a casa. Sono questi alcuni dei punti di forza della Trattoria Pizzeria Le Valli. Il titolare Evandro e il suo staff propongono un menù ricco adatto ad ogni esigenza. Via Segonda 57, Poggio Rusco, telefono 0386 734534.
Ed è con questa splendida cornice di fiori, perché i fiori danno speranza per la ripartenza, che vi saluto e vi do appuntamento a martedì prossimo con Sestante, sempre alle 21.05. Vi ricordo anche le nostre repliche il venerdì alle 23.05 e la domenica alle 13.30, quindi tante occasioni per seguirci. Vi ricordo anche la nostra pagina di Facebook dedicata a Sestante. Cliccate mi piace, potrete rivedere e commentare con noi tutte le puntate. Grazie per averci seguito e alla prossima!